Una tradizione che si perde nei secoli e che ritorna dopo uno stop legato alla pandemia. Torna la reficolona, la processione delle lanterne che i fedeli del contado fiorentino adoperavano per accompagnare il proprio cammino verso Piazza Santissima Annunziata nel cuore di Firenze, in occasione della notte della vigilia della nascita di Maria. Lì aveva luogo una fierucolona, da cui il nome. Negli anni, fabbricarsi le lanterne, abbellendole o arricchendole, è diventato un piacevole passatempo per i giovani fiorentini. Nell'inizio di settembre, qualcuno in tempi andati ricorda di quando si usavano le cerbottane per bucarle per scherzo. Dopo 2 anni di stop forzato, tornano anche i pellegrinaggi di chi si mette in marcia dai comuni limitrofi al capoluogo di regione, in particolare da Improneta, con un corteo che dal pomeriggio si incammina verso Firenze, facendo tappa in Oltrarno alla chiesa di Santa Felicita prima di proseguire per Santissima Annunziata, dove dopo il rituale liturgico la notte si colora della luce delle reficolone.